Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un po' come le scale di Harry Potter, lo sapete, a me piace cambiare, quindi oggi ci troviamo nel mio soggiorno e come dal titolo andrete a vedere un try on haul H&M primaverile. Ho fatto un ordine recentemente da H&M e ho preso un po' di cose e quindi le proveremo assieme e vi farò vedere anche un po' come abbinare queste cose, insomma, in vari modi. Come sempre, per darvi sempre anche idee se non andate a prendere queste cose o se non comprate queste cose, come prendere cose che magari già avete nel vostro guardaroba e creare, insomma, nuovi outfit. In realtà devo dire che era da un bel po' che io non compravo da H&M, credo che forse più di un anno che io non comprassi nulla da H&M, ma in generale so che H&M è un sito che mi chiedete spesso di provare e di farvi sapere un po' cosa ne penso, se ci sono dei pezzi che secondo me ne vale la pena oppure no, quindi ho fatto un ordine e oggi vi faccio vedere le cose che ho comprato. Allora, iniziamo con il primo, che è l'unico pezzo che ho tirato fuori dall'ordine e ho già indossato, e sto parlando di questa gonna qui. Ora ovviamente su mi metto, la proviamo assieme, vi faccio vedere diversi modi in cui si può abbinare questa gonna. Vi metto ovviamente nel box informazioni i link, vi metto anche la mia taglia se vi può interessare. Questa qui è una gonna floreale abbastanza lunghetta, sicuramente rientra nel mio stile, cioè ormai credo che lo sappiate che io i fiori siamo una cosa sola, e questa fantasia è veramente veramente bella. La gonna è fatta bene, ovvero questi qui sono i classici capi che secondo me li puoi trovare da H&M ma che comunque mi dureranno per anni e anni e anni, anche perché a me questa fantasia, vabbè che magari va un po' di moda quest'anno, perché se avete visto il mio video dei trend, se non l'avete visto vi metto ovviamente il video nelle schede qui, ma se avete visto quel video sapete che comunque le stampe floreali sono in tema, e questo qui è anche tipo questo colore, diciamo, pastellino viola, però per me è un, insomma, è una fantasia che mi piace tutto l'anno, tutti gli anni, per sempre, insomma, quindi sono sicura che riuscirò a sfruttarla. Vi faccio vedere come io la abbinerei, quindi mettiamoci, tra parentesi vi faccio vedere dietro le quinte, ho dovuto prendere i cuscini del divano e della poltrona perché sono troppo bassa e la fotocamera è un po' in alto, perché sennò non vedete. Allora, ora mi cambio e vi faccio vedere tre modi in cui io abbinerei questa gonna per darvi un'idea, quindi let's go. Eccomi qui, allora questa è la gonna, questa è la gonna come mi sta. Come potete vedere sulla mia tipologia di altezza, questa gonna mi arriva, cioè praticamente più di sotto il ginocchio, quasi quasi alla caviglia, ma non alla caviglia, e secondo me è comunque ancora una lunghezza che non mi sta male, ovvero non mi abbassa troppo, se così possiamo dire. Questo qui è sicuramente un modo un po' più casual di abbinare questa gonna, quindi ho messo semplicemente un body nero, la gonna appunto questa qui a fiori, e poi ho messo semplicemente delle sneaker bianche. Poi cosa potete fare? Se volete, se non volete mettervi la canottiera, e quindi facciamo così, possiamo metterci sopra un giubbotto di pelle, tipo così, super super cute. Molto probabilmente c'è questo così senza niente, o abitate in Sicilia, fa caldissimo, ma in realtà ho visto che anche al nord Italia faceva caldo, però in generale c'è, per me questo qui è più un outfit estivo. Quello che ho fatto questi giorni, ho praticamente preso questa gonna, poi ho preso questo maglioncino, anche questo maglioncino di H&M, ma l'aveva preso tipo 7-8 anni fa, cioè qualcosa del genere. Pensate che l'avevo comprato ancora quando io abitavo in Italia, quindi questo maglioncino è il classico prodotto che compri da H&M, però comunque ti dura una vita e lo utilizzo ancora con piacere, mi piace. E praticamente, vedete, questo qui è sicuramente un po' più... vi deve piacere l'effetto pastelloso, se così possiamo dire, o comunque vi deve piacere, vi devono piacere un po' i colori, perché appunto questo è l'effetto. A me devo dire che piace tantissimo anche così, quindi un maglioncino se non volete giocare con i colori, quindi se non volete mettervi un maglioncino rosa, che capisco che magari non è proprio lo stile che può piacere a tutti, a me personalmente piace, ma se volete stare un po' più sul classico, potete semplicemente metterci un maglioncino nero, e anche qui potete andare semplicemente con il
giubbottino di pelle così, super super cute, oppure potete addirittura, se proprio siete, cioè vi piace come giocare con il colore, vi faccio vedere con il mio giubbotto rosa, con il mio giubbotto rosa, che so che per qualcuno sarà magari un po' too much, ma per me, a me piace veramente tanto, perché appunto crea questo effetto tipo primavera, pastello, cioè che mi piace tantissimo, e comunque il rosa viene ripreso nella gonna e quindi secondo me ci sta benissimo. Quindi questo è, diciamo, il modo più casual su come potete abbinare questa gonna, oppure quello che potete fare con una gonna del genere, secondo me si può utilizzare anche per ambienti, diciamo, lavorativi. Dipende ovviamente che lavoro fate, io non so se da voi gli uffici sono aperti eccetera eccetera, però vi faccio vedere come possiamo abbinare una gonna del genere per magari occasioni un po' più formali, se non volete mettervi appunto una canottiera per andare in ufficio, non lo so, ovviamente qui dipende molto dal lavoro che fate, insomma. Quindi prendo semplicemente, ora non mi tolgo il body semplicemente per comodità, però nella vita reale io non avrei il body sotto, e da vedere se si vede sotto questa camicia. Questa camicia è una camicia nera semplicissima, non so quanto si possa vedere da lì. Anche questa presa, forse l'ho presa nel mio primo viaggio che ho fatto con Jay a New York nel 2015. Madonna mia, oh mio Dio, sono vecchia. Stiamo invecchiando assieme, però sto invecchiando. Nel 2015, e questa qui è una camicia che appunto l'ho preso tipo in un outlet a New York, l'avevo pagata pochissimo e mi piace ancora tanto. E appunto questa, possiamo mettere la camicia così, e vedete, in questo modo, cioè anche per andare, che ne so, all'università, non solo in ufficio, vabbè io parlo di ufficio perché appunto io lavoro, però se andate all'università, se avete un esame, cioè questo qui potrebbe essere assolutamente un outfit perfetto per l'università o per l'esame. Se poi appunto magari lavorate in un ambiente un po' più formale, semplicemente cambiare le scarpe. Ta-da! Scarpe cambiate, e ovviamente appena cambiate le scarpe, cioè subito il mood si cambia. Io personalmente ho sempre e indosso sempre tipo i tacchi, cioè proprio sempre, cioè anche per 8 ore al giorno senza problemi, però se anche qui, no Franci, i tacchi no, troppo scomodi, dove ho messo le altre scarpe, le ho prese, sì, le ho prese. Potete prendere delle scarpe così, quindi delle scarpe con un tacchetto un po' più basso, e vi faccio vedere, e voilà, vedete? Semplice ma comunque carino. Quindi questa gonna per me è assolutamente, ovviamente, un sì. La posso abbinare in 150 modi con il mio guardaroba e sono super contenta. Quindi cosa ho preso? Ho preso questi pantaloni della tuta. Questi qui sono pantaloni della tuta colore azzurrino. Allora, sapete che io sono ossessionata dal colore azzurrino, dal colore lilla, cioè proprio sono i miei colori. Tra parentesi, questa qui fa parte della linea tipo green di H&M, perché H&M ha una linea green. So che molte persone che comprano solo vestiti magari di aziende sostenibili e, o in generale magari acquistano solo cose di seconda mano, pensano che ovviamente una catena come H&M stia facendo solo greenwashing, ovvero faccia credere appunto alle persone che stia facendo qualcosa nel campo green, però poi alla fine magari nella verità sta facendo veramente poco. Diciamo che per quanto io possa cercare di fare del mio meglio nella vita privata, comunque voglio darvi e voglio farvi vedere un po' tutti i brand, perché una cosa del brand una cosa dei brand sostenibili, e nessuno può negarlo, è sicuramente il costo. C'è un motivo per cui una cosa costa di più rispetto magari a una cosa di H&M, che i lavoratori vengono pagati, si parla di materie prime di più alta qualità, però dobbiamo dire che non tutti hanno la possibilità di comprarsi cose e spendere 150 euro su un pantalone. E appunto, quindi magari si può prendere appunto dalla linea di H&M, magari la linea green.
è la scelta migliore che si possa fare? Assolutamente no, però io sono dell'idea che è importante che uno faccia tutto perfetto, ma che tanti facciano poco. Quindi che magari pian pianino iniziamo a cambiare tutti un po' noi le nostre abitudini e possiamo magari migliorare la situazione. Ma è secondo me un argomento molto molto complicato, un argomento molto interessante, è qualcosa su cui io mi informo, mi piace informarmi, eccetera eccetera. Non penso assolutamente di essere la persona più green o più sostenibile che possiamo, che puoi trovare appunto su YouTube, però cerco di fare del mio in ogni caso, e secondo me è la cosa più importante, cercare di fare del proprio meglio. Comunque, vi stavo dicendo, ho preso questi pantaloni perché diciamo che sono alla ricerca di cose diciamo un po' più casual e ho pensato che questi potessero essere carini. Personalmente così, ora li proviamo, ma personalmente così non mi fanno impazzire. Non sono molto convinta da questi pantaloni, più che altro per la forma del pantalone, che sembrano belli belli larghi e forse io mi ci andrei a perdere, ma non vi preoccupate, proviamoli. Tuta, non so se siete abituati a vedermi con pantaloni della tuta, ma vedete, non so, non mi convincono al 100%, cioè non mi convince il fitting al 100% di questi pantaloni. No, mi sembrano troppo dei pantaloni del pigiama, ma sono solo io che penso questa cosa, oppure anche voi pensate che questi pantaloni siano un po' troppo pigiamosi? Non lo so, perché io non so se seguite, ma io seguo questa azienda che si chiama Pangaia. Fanno, allora, a parte che questa azienda c'è proprio di concetto, cioè loro vivono nel 2070, per quanto l'innovazione di questa azienda e tutte le cose che fanno per l'ambiente, però un paio di pantaloni tipo costa 120 euro, qualcosa del genere, più la spedizione, più la dogana. E diventa un po' caro e diventa soprattutto qualcosa che non tutti possono permettersi. Sono sicura che la qualità sia fantastica, sono quasi tentata a fare un ordine per farvi sapere se ne vale la pena oppure no. Vabbè, visto che siamo qua, sempre di questo colorino azzurro, non che credo ci stia bene, ho preso questo maglioncino e vedete anche questo qui maglioncino è, ha questa praticamente targhetta green, ma in realtà mi sa che tutti hanno questa targhetta green adesso, oppure no? Vediamo. Ah, sì. Non lo so, comunque mi sa che H&M stia cambiando qualcosa e stia cercando di farsi passare come tipo catena un po' più green, diciamo che ce ne vuole di tempo prima che appunto un grosso fast fashion come H&M possa fare qualcosa del genere, però vedete, hanno sempre queste sorte di targhette. Sì, molti diranno che appunto greenwashing, comunque si dice che si chiama viscosa, come si chiama? Viscosa Liba Eco. Vabbè, comunque ho preso questa magliettina, come vedete si tratta proprio di due azzurri diversi e io speravo che i pantaloni fossero di questo azzurrino. Di questo ho preso la M proprio per stare comoda. Oh mio Dio, yes, 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 yes. Ok, non con questi pantaloni. Ok, non con questi pantaloni, ma questo tipo è super super cute. Fatemi mettere dei jeans e arrivo. Ok, eccoci qua con un paio di jeans. Questi qua sono dei jeans skinny, lo so che non sono di moda nel 2021, ma a me i jeans skinny piacciono. Ovviamente ci devo respirare dentro i jeans, però devo dire che ci sta. Comunque, questa qui è la magliettina. Oh mio Dio, secondo me la magliettina è troppo cute, cosa ne dite? No, mi piace veramente tanto e ripeto, questi sono, cioè in senso io lo so già che questo mi potrà durare per anni e anni e anni, ma soprattutto è super versatile perché potete abbinarlo così, quindi jeans, canottiera nera o maglioncino. Ho abbinata prima con una gonna plissettata nera, anche questa un po' come la gonna di prima, questa qui è perfetta per tantissime occasioni. Questa non l'ho presa da Cam, ma l'ho presa da Arizia tipo 2-3 anni fa. Anche qui molti dei capi che vedete miei sono tipo abbastanza vecchi, perché io aggiungo al mio guardaroba, però il mio guardaroba è sempre abbastanza basico perché io riesco così a prendere nuovi pezzi ed abbinarli nel mio guardaroba. Questo è con
le scarpe, queste qui sono delle scarpe di Aldo comodissime, le avevo prese con dei saldi pazzeschi, non sono più disponibili purtroppo, ma tipo le ho pagate pochissimo, ma sono veramente comode, cioè da dire sulle scarpe vi consiglio di investire in generale. Comunque se ho fatto, diciamo, come si dice, ho fatto un'eccezione con queste scarpe, però dai, questo look è troppo, troppo carino, cioè mi piace veramente tantissimo. E vi volevo far vedere, perché questa maglietta, secondo me, ci può stare troppo bene. Lo faccio vedere. Ho praticamente questo vestitino qui, questo qui anche, l'ho preso tipo questo l'anno scorso, mi sembra, scorsa primavera o comunque la scorsa estate. E ho preso questo vestito di questa stilista che si chiama Veronica Bird, e vi faccio vedere che secondo me questo, che appunto ha dell'azzurro all'interno, ci può stare troppo bene se io metto questo con sopra questo, poi magari ci sta malissimo. E comunque carino, ovvero abbiamo preso un vestito che sicuramente richiama un po' il colore del cardigan, e poi ci ho messo sopra il cardigan, metti che fa freddo quella sera, metti che appunto siete freddolose e volete un cardigan sopra, e poi ho semplicemente messo degli stivali di sopra al ginocchio, secondo me è super carino. Qui in questo caso possiamo metterci qui sopra, ups, questo, ovvero il giubbotto di pelle, per renderlo tipo super rock and roll, ma secondo me sapete che ci potrebbe stare bene anche il classico trench. In questo caso secondo me ci potrebbe stare anche bene tipo il classico trench, perché appunto l'azzurro e questo colore ci stanno veramente bene, quindi tipo un look così. Cosa ne pensate? A me devo dire che piace e anche parecchio. Poi continuando, cosa ho preso? Ho preso sempre un altro cardigan, e in questo caso questo qui è un cardigan fatto così, quindi un cardigan lillino, sembra bello caldino. Questo qui anche ha la diciamo il tag verde, però questo, a differenza di questi che hanno solo il tag verde e dicono tipo eco qualcosa, questo qui è H&M Conscious, che appunto dovrebbe essere la linea un po' più green di H&M, ed è 52% poliestere riciclato. Questo lo provo ad abbinare tipo con un paio di pantaloni bianchi e vediamo come ci starebbe. Questo è il cardigan indossato. Ora io l'ho indossato senza niente sotto, ovviamente se volete potete indossarlo con qualcosa sotto. Questo è il cardigan, ve l'ho detto, è abbastanza larghino, quindi magari vi deve piacere un po' il cardigan largo. Se volete fare tipo le persone sexy potete anche abbinarlo così, in questo modo. Non lo so, non lo so se sono convinta al 100%, fatemi sapere voi cosa ne pensate. C'è da dire che non è fatto male, e in realtà c'è anche questa forma un po' più larghetta, devo dire che non mi dispiace. Poi, tra parentesi, non mi si può incontrare, ok. Tra parentesi, poi lo potete anche qui abbinare in tanti modi. Io ora l'ho abbinato con dei pantaloni bianchi, ma secondo me, sapete che anche con questi pantaloni non ci sarebbe male. Ovviamente anche qui stiamo parlando di abbinamenti un po' più azzardati. Ok, allora vedete, alla fine secondo me è proprio la cosa bella della moda è questa, che colori che pensi che magari sono così così assieme, poi appena li metti assieme proprio lo stile secondo me ci sta benissimo. A me, cioè, questi colori così pastello, cioè, mi piacciono veramente troppo. Ho un'ossessione, tipo. E in realtà, questo cardigan, da che ero, non lo so, più lo vedo, più mi convince. Cioè, mi piace proprio anche il colore come mi sta sulla mia pelle. Sulla mia pelle. Ok, cosa ne dite? No, vabbè, alla fine questo qui mi sa che è il mio outfit preferito fino ad adesso. Forse insieme a quelli con la gonna tipo con la gonna tipo viola, anche lì lillina. Chissà se la gonna con questo ci potrebbe stare. Beh, oh mamma mia, sono troppo curiosa, ma lo proviamo. Comunque vedete, questo qui ci sta secondo me ancora meglio con
dei pantaloni rosa. Secondo me questo forse ci sta bene anche con i jeans. Forse sapete che il bianco non mi convinceva troppo. Ok, prossimo capo. Questo qui sono particolarmente esaltata, perché se è buono, cioè in senso non lo so perché non l'ho ancora aperto, non so neanche come mi sta, ma è un'altra gonna plissettata. Allora, cioè io amo le gonne plissettate, o in generale le gonne un po' lunghette, perché le posso abbinare per tante occasioni, per andare a fare cose casual la sera o per appunto l'ufficio, quando si andava in ufficio, non adesso comunque. Questa è la gonna, e la ragione per cui io la adoro follemente è perché è questo colore nude. Io non riuscivo a trovare, ovvero voi sapete che compro sempre le gonne plissettate tipo questa. Sono le gonne plissettate che io compro. Sono di Arizia e sono del brand che si chiama Wilfred. Costano di più. Quindi quando ho visto questa ho detto wow, questa sarà una gonna che mi piace tantissimo. E a proposito di nude, ho preso questo maglione, che non so cosa ci sia, ma ormai di primaverile in questo, perché quest'ordine l'ho fatto tipo a marzo, però sono stata malissimo. Vabbè, ormai lo sapete, ve ne ho parlato tanto sia su Instagram che qui su YouTube. Sono stata male e non ho più filmato, cioè queste cose le ho lasciate lì e sono rimaste lì. Quindi avevo preso questo maglione che, guardandolo adesso, a parte che sembra tipo gigante, ma poi sembra veramente veramente caldo. Cioè, secondo voi questa e questa ci potrebbe stare bene? Sapete che voglio provarlo. Ah, questa è la gonna. No vabbè, ma la gonna di questo colore nude quanto ci piace, cioè mi piace tantissimo. E vediamo se io vado ad applicare. Secondo me forse un po' too much, e secondo me non ci sta neanche bene, però voglio solo vedere questa pazzia, se non la abbiniamo come pensavo di abbinarla. Però ho pensato, perché no, qui. Oh wow! No, vabbè, ma madonna mia! Ci ho preso un... Wow, ok, sta maglia, cioè non è grande di più. Allora, vediamo se riesco a metterla dentro e far finta che sia carina. Ok, allora. Oh wow, è gigante! No, 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 non penso che sia... Sai, aspettate, guardate, sono riuscita anche a renderla quasi carina. No, vabbè, dai, così non ci sta male. Cosa ne dite? Non so se ci stia bene con questa gonna, ma sapete che secondo me ci sta anche bene. O magari sto uscendo fuori pazza io. Non lo so, magari sto uscendo fuori pazza io. Chissà, però. Però cosa ci metti? No, non ci puoi mettere. Vabbè, ce lo puoi mettere il chiodo sopra, cioè, così lo rendi un po' più... Sono sportiva, ma sono elegante allo stesso modo. Mi piacciono i miei ragionamenti. Questo è quello che faccio io quando mi arriva un ordine. Faccio esattamente così. Io ho pensato oggi di fare un video così, proprio super super sciallo. Oppure così. No vabbè, ma secondo me... No vabbè, tutti questi toni assieme ci stanno benissimo. Datemi con una borsa. No vabbè, ma secondo me ci... Ma sapete che... All'inizio ero, cioè, troppo grande questa maglia, adesso penso che sia carina. Però dobbiamo rimetterci di nuovo la camicetta, tipo quella nera, e ci sta da Dio. Cioè, questo qui, ripeto, outfit per l'ufficio, sì, per l'ufficio io lo utilizzerei, ma in generale anche per uscire. Io ci uscirei così, per un tipo... Una sera a cena al ristorante, sera primaverile di maggio. Che ovviamente vista velocità non usciamo più da sto lockdown, però vabbè, sognare è sempre gratis. Che sì, io posso abbinare con tutte le cose del mio guardaroba, è fondamentale, e devo dire che anche così mi piace. Già così, con le scarpe, non con i tacchi, vedete, così già più tipo universitaria, cioè possiamo andare all'università secondo me anche così. Poi universitaria, ovviamente, giacchetta di jeans, borsa abbastanza grande, fate finta che ce l'abbia, e let's go, e andiamo a comandare a prendere 30. Questo potrebbe essere un look che qualcuno di voi dice, no Franci, no, secondo me non ci sta bene, il gilet è troppo troppo grande, però in realtà a me piace proprio per quello.
un po' oversize, un po' comodino, un po' caldino, ma non troppo, areato, quindi le ascelle respirano. Secondo me è tipo super, super cute. E anche in questo caso si può assolutamente abbinare al blazer. Bam! Vedete? Si crea questo effetto. No, vabbè, piace tantissimo. Cosa ne dite? Yes, not? Ripeto, anche qui, abbastanza particolare, sicuramente non un look che può piacere a tutti. Personalmente a me piace, poi se avete una bella borsa che fa la differenza, il look è elevato, cioè in senso voi potete comprare cose da cambio, potete comprare cose super costose, poi la differenza la fanno gli accessori. E voilà, con questo si conclude questo video. Un po' così, tipo super super casual. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stato il vostro capo preferito di H&M, ma soprattutto fatemi sapere qual è stato il vostro outfit preferito e se vi piacciono questi video un po' così, cioè questi sono proprio video non strutturati, vi faccio vedere l'outfit e vi faccio vedere, è praticamente come se io, cioè come se voi che adesso state guardando siete le mie amiche e quindi andiamo assieme e vi faccio vedere, ah guarda posso abbinarlo con questo, posso abbinarlo con questo, poi voi mi fate sapere sì, no, eccetera, eccetera. So che ora sto parlando solo con un telefono, però io mi immagino tipo tutte le persone qui mi dite sì, Franci, questo sì, no, Franci, questo no, eccetera, eccetera. Vabbè, poi fatemi sapere. Comunque, spero tanto che questo video un po' così casareccio vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti, io spero tanto di sì, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!